L'assunzione di Maria, sin dal secondo secolo e quindi molto prima della solenne definizione dogmatica del 1950, fu celebrata per affermare la piena partecipazione della Madre alla gloria della risurrezione del Figlio crocifisso. Non poteva non conoscere, subito dopo la morte, la gloria della risurrezione del Figlio di Dio crocifisso, colei che lo aveva dato alla luce. La beatitudine della Vergine Maria trova fondamento nella sua fede. Ella è la prima a prendere parte alla gioia di tutti i credenti in Gesù Signore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Gloriosa vivi nei cieli, con l'eterna carità, per te accolga la nostra lode, ora e per sempre la Trinità. Ave. Nostra Regina prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo il mistero della partecipazione alla storia della salvezza del Figlio, di colei che è la Madre. Certo, tutto quanto diciamo è una contemplazione di ciò che vorremmo poter aver visto con i nostri occhi, ma dal momento che ci è dato solo di vedere quanto nella vita terrena ci è donato, non possiamo pretendere di vedere oltre la morte, ma confessiamo nella fede che la Madre che ha generato al mondo il Figlio di Dio già è partecipe del mistero pieno della sua glorificazione. Il crocifisso risorto, quello che saremo con Lui tutti quanti dopo la nostra morte, al compimento di tutta la storia, Maria lo è già sul nostro versante, lo diciamo, versante di uomini che vivono ancora lungo la storia e il tempo. Maria partecipa già pienamente, lo diremo
con i simboli che la parola di Dio permette a noi di usare per esprimere questo mistero. Con Maria dunque davanti al Figlio Gesù crocifisso e risorto, per l'Eterno Dio diciamo il nostro peccato per essere meno indegni di partecipare ai santi misteri. Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Figlio dell'uomo, crocifisso e risorto, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Figlio primogenito del Padre, che sei immagine della nuova umanità, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico figlio fatto uomo, e l'hai coronata di gloria incomparabile, concedi anche a noi, partecipi del mistero di salvezza, di giungere fino a te nella luce e nella pace della tua casa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci guidi a salvezza. Lettura del primo libro delle Cronache.
In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. Davide chiamò i sacerdoti Sadoc ed Ebiatar e i Leviti e disse loro: «Voi siete i capi dei casati levitici, santificatevi voi e i vostri fratelli. Quindi fate salire l'arca del Signore, Dio di Israele, nel posto che io le ho preparato». I sacerdoti e i leviti si santificarono per far salire l'arca del Signore, Dio di Israele. I figli dei leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché elevando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Tutto Israele faceva salire l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con trombe e con cimbali, suonando arpe e cetre. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Il tuo trono, oh Dio, dura per sempre. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Entra la figlia del Re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al Re in broccati preziosi. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Alla tua destra sta la Regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Il Re si è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Benedicimi, Padre. La parola dell'Apostolo ci guidi alla fede di Maria. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato,
e la forza del peccato e la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Madre di Dio, piena di grazia, rallegrati, il Signore è con te. Alleluia, 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 alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo una donna dalla folla alzò la voce e disse al Signore Gesù: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Lode a te, o Perché abbiamo letto queste tre brevi frasi per aprire la solennità dell'Assunzione? Si poteva prendere tante altre pagine. Perché abbiamo scelto questi tre brevi passi? È il libro dell'Apocalisse che ci porta a fare questo. In quella visione del crocifisso risorto che il presbitero Giovanni ha nell'isola di Patmos, il centro di quella visione è un atto di giudizio sulla storia che l'Eterno Dio ha aperto con a fianco l'agnello ritto e immolato. Ma nel procedere di quella visione, ad un certo momento si parla dell'Arca dell'Alleanza. Nei cieli appare l'Arca dell'Alleanza e tre segni, tre grandi segni, appaiono a contemplare il mistero che si sta svolgendo. L'Arca, appunto, che si apre
l'arca era sparita dal Tempio di Gerusalemme da almeno 500 anni, quindi era anche un oggetto non visibile normalmente. Quell'arca si apre alla visione del cielo e si apre come si apriva nel giorno in cui il sommo sacerdote entrava per rendere culto all'Eterno Dio. Dunque, e dentro quell'apertura, quello svelamento, c'è il primo segno della donna che è l'umanità, la donna che è Israele, la donna che è la madre del Messia, la donna che è la Chiesa. E quel mistero si apre per mostrare il senso della storia. Dunque, Maria entra in questa storia della salvezza con il suo ministero di madre. Ed è giusto, dunque, quello che la donna dalla folla innalza come inno di lode, perché è proprio così. Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. La madre del Messia è la donna che rappresenta tutto Israele, che genera il discendente sommo di questa storia, il Figlio di Dio. È la donna che è tutta l'umanità che partecipa, perché Dio diventa un essere umano tra gli umani. È la donna che è la Chiesa, la testimone della Pasqua del Signore Gesù. D'altra parte, non è solo quel segno, c'è anche una lotta fra l'arcangelo Michele e i suoi alleati contro il nemico antico, il diavolo, che chiamano Satana, l'oppositore. C'è dunque una battaglia nel cielo, e una battaglia che vede vincitori coloro che si schierano dalla parte dell'agnello e dell'Eterno Dio. E proprio il terzo segno porta a compimento un momento in cui il giudizio di Dio è compiuto, quasi anticipandolo nel tempo umano, quello che accadrà alla fine di tutti i giorni della storia, quando tutto sarà di nuovo ripreso nelle mani di Dio. E noi, nel mistero della Vergine assunta, vogliamo dire che l'umanità, avendo generato il Figlio di Dio nella carne, ha una dignità tutta particolare nell'essere partecipe già da ora. Notate quanto relativo sia tutto quanto sa di tempo, di ore, di anni, di ere, perché siamo in un'altra dimensione, oltre la morte. Comunque Maria, appunto, ha un'altra dimensione ormai, e lei partecipa già pienamente della gloria alla quale tutti siamo chiamati nel vivere la risurrezione in Cristo Gesù, il Figlio crocifisso e risorto. Per questa ragione l'Apostolo Paolo, proprio parlando della risurrezione di Cristo, mostra quanto sia importante tenere presente il punto di arrivo della risurrezione, perché quella risurrezione di Gesù è l'anticipo di un momento a cui parteciperemo tutti in Cristo Gesù. Perché Dio ha voluto la vittoria sul peccato e sulla morte in Cristo Gesù, e anche noi siamo chiamati a rivestirci
della sua risurrezione, oltre la morte. Ma proprio per questo è importante che allora noi guardiamo il mistero della maternità di Maria non tanto, non soltanto da un punto di vista fisico, umano, la madre che genera un figlio, che lo fa crescere, la grandezza di questa madre, ma la grandezza di questa madre consiste proprio nell'ascoltare la parola di Dio e nell'osservarla. Gesù non smentisce quella donna, ma dice che la grandezza della madre è stata proprio quella di accogliere il messaggio dell'angelo e di incarnarlo con coraggio nella sua vita, osservando e rispettando positivamente quanto l'angelo le aveva promesso dall'alto. Maria è dunque la prima dei credenti perché ha ascoltato la parola a tal punto da accettarla dentro la sua vita e darle la via per giungere alla gloria di ogni figlio di Dio nel figlio Gesù. E proprio a questa gloriosa madre noi ci rivolgiamo con particolare empatia e con particolare affetto, perché lei davvero è il compimento perfetto di ogni attesa umana. E vorrei proprio anch'io concludere questa introduzione alla festa dell'Assunta che celebreremo domani con la preghiera che il cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha voluto scrivere nell'occasione di questa festa dell'Assunta, proprio in questi giorni di momenti di grave tensione, ma anche di grande attesa per la pace in Terra Santa. Gloriosa Madre di Dio, innalzata al di sopra dei cori degli angeli, prega per noi con San Michele Arcangelo e tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi presso il tuo amatissimo Figlio, il Signore e Maestro. Ottieni per la Terra Santa, per tutti i suoi figli e per l'umanità intera il dono della riconciliazione e della pace. Che si compia la tua profezia. I superbi siano dispersi nei pensieri del loro cuore. I potenti siano rovesciati dai troni e finalmente siano innalzati gli umili. Siano ricolmati di beni gli affamati. Gli operatori di pace siano riconosciuti come figli di Dio e i miti possano ricevere in dono la terra. Ce lo conceda Gesù, il Messia, tuo Figlio, che oggi ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli, ti ha incoronata con il diadema del regno e ti ha posta sul trono dell'eterno splendore. A Lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen.
Il Cristo è asceso sopra i cieli e alla sua Santissima Madre ha preparato una sede di gloria eterna. Fratelli e sorelle, eleviamo le nostre suppliche a Dio, fonte di ogni bene, che in Maria ha compiuto le sue promesse. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, guardando alla fede di Maria, sappia testimoniare la bellezza del Vangelo, la letizia dell'amore e l'esultanza della santità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per il mondo segnato dall'odio e dalla violenza, le scelte delle nazioni e l'impegno dei cristiani promuovano sempre il dialogo e la pace fra tutti i popoli. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per i fratelli che sono nella malattia, nella solitudine e nell'emarginazione, trovino in Maria il modello della speranza, la madre che consola e la sorella che conforta. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per noi tutti che partecipiamo a questa Eucaristia, unendoci al Magnificat di Maria, sappiamo riconoscere nella nostra vita la vocazione alla fraternità universale. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Si elevi, o Padre, a favore del tuo popolo la preghiera della Madre di Dio, che se per la nostra condizione mortale ha dovuto abbandonare questa vita, ora sia lieta, gloriosa e potente presso il tuo trono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia pace a tutti voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. Ci alziamo.
con il simbolo apostolico ci uniamo a tutta la Chiesa che venera e riconosce la Madre di Dio glorificata con il Figlio. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, credo, amen. Questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo, Padre, nell'assunzione della Beata Vergine Maria, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, ed esaltarti in questo giorno di festa che celebra il trionfo della Beata Vergine Maria. Ella meritò di generare il tuo unigenito nella natura umana. Sola dopo il suo figlio, a non rimanere legata dai lacci della morte, fu assunta in cielo e oggi è coronata di gloria regale. E noi, tuo popolo a lei devoto, uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'umanità a tua immagine e alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la loro disobbedienza gli uomini persero la tua amicizia, tu non li hai abbandonati in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto a Israele la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a portare a compimento la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all'estremo. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta.
in questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione, ascensione al cielo. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, coloro che si uniscono alla nostra offerta, quanti sono qui riuniti, l'intero tuo popolo e tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre di misericordia, concedi a tutti noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La porta del paradiso che per tutti fu chiusa da Eva, a tutti fu riaperta da Maria. La preghiera che Gesù ci ha insegnato dice tutto il mistero di Dio che vuole donarsi a questo universo immenso per mettersi in dialogo con la libertà degli umani, perché rispondano nella giustizia e nella pace. Così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta su di sé i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Magnificamus te, Dei genetrix, quia exstenatus est Christus, salvans omnes, qui te glorificant. Sancta Domina Dei genitrix, sanctificationes tuas transmitte nobis.
preghiamo. Ti imploriamo, Dio nostro, che ci hai nutrito del pane di vita eterna. Rianima i tuoi fedeli coi meriti e la preghiera della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, e guidali alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.